Ti prego. Non è vero, raga. Non è vero. Non è vero. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo settimo episodio di Pokémon Nero 2 Crazy Lock, che in teoria era Crazy Lock a Nero 2, ma fa niente. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto la nostra terza medaglia, però ahimè abbiamo perso anche due Pokémon, Tangela ed Absol, ottenendo però un membro fondamentale, ossia Tepig, che all'inizio di questo episodio si andrà a evolvere. Difatti questo è proprio quello che faremo oggi, cercare di evolvere Tepig, oltre che ovviamente proseguire nella nostra avventura. Signori miei, prima di iniziare, oltre a lasciare un bel mi piace, rispondere alla domanda del giorno e quant'altro, voglio aumentare un po' la suspense, quindi ho delle cose da dirvi. La prima è che esplorando Austropoli ho ottenuto lei. La Master Ball. Abbiamo una Master Ball alla terza palestra. E nulla, si trovava in quell'edificio, la lotta a spa, se non sbaglio, dove ho allenato anche Tepig. E a proposito di Pokémon, ho accolto, diciamo, la vostra richiesta di dare i soprannomi ai Pokémon già evoluti. E quindi come soprannomi abbiamo i soprannomi ignoranti. Abbiamo Adamo Buono, che ha orecchie per intendere intenda, gli altri in roulotte. Dopo questa posso andarmi a suicidare, abbiamo Adamo Buono, che spero capiate la sottile ironia che c'è dietro. E poi abbiamo la Pippa, ovviamente, perché ormai è stato denominato così la Pippa, che però in realtà sta dimostrando nella sua scarsità di essere comunque un ottimo Pokémon. Tepig è a livello 22, sta per salire al 23 e al condividi esperienza. Io non l'ho, non ho ancora visto la sua evoluzione. I Pokémon li ho portati tutti al 25. Quindi iniziamo sfidando questa allenatrice per la seconda volta. Perché sì, questi allenatori particolari vi affronteranno più volte nel corso della vostra avventura. La affrontiamo, la battiamo e si evolverà Tepig. E poi potremo proseguire nel nostro percorso. Vi anticipo che questa parte potrebbe essere lunga. Perché questo qua è un percorso, se non ricordo male, complesso, con moltissimi allenatori, moltissime scorciatoie. Probabilmente non esplorerò neanche il castello sepolto, almeno non per ora. Potrei farci una parte a parte. E anzi, fatemi sapere se lo volete vedere nei commenti. Nel frattempo mi fa una psicobot e io ti faccio un calcio duro che ti spedisco a casa. Oggi, signori miei, abbiamo il tè per nostra fortuna. E Adamo Buono, mandami a casa sto coso. Martellata. Questa qua è la mossa che ha shottato nello scorso episodio Tangela, ragazzi. Tangela che era l'unico Pokémon prima che arrivasse Tepig che si poteva evolvere. E è morto con un critical infame, un po' come Absol del resto. Ma ormai, ragazzi, dispiace dirlo, ma Tangela appartiene al passato. Il nostro presente, signori miei, è questo. 433, vabbè, quelli che sono punti esperienza Tepig. Che adesso, signori miei, adesso si evolverà. Prima evoluzione randomizzata della serie e l'ho preso nel culo. E ci avrei la mamma puttana, io cosa ci devo fare? Fermi, switchiamo. Mandiamo. No, ho mandato Pansage, ho mandato Pansage. Sono un cretino infame. Ok, no, perfetto, ha retto però. Ha retto, calma. Dio, che cagata. No, io uso ghigliottino, ho paura. Ho paura, sul serio. La overuse. No, non cominciare a fallire, ti prego. Ho paura, raga, a utilizzare codacciaio perché mi sono accorto che ha 65 di precisione, non 80 come credevo. Ma comunque, signori miei, finalmente evoluzione randomizzata. Sembrava che la maledizione dovesse persistere. Qua c'ho i nodi. E invece, signori miei, è il momento. Io ho paura. Fa che sia buono, ti prego. Gastly. Gastly. Ok, questo si evolve tra due livelli. Va bene. Questo si evolve tra due livelli. Diamola a vedere un attimo. Psicoacciaio! Psicoacciaio è un tipo della Madonna. Peccato che lo cambia subito. E cambierà subito anche le statistiche. Comunque sì, non vi ho fatto vedere moveset, raga. Foschisfera. Localizza i Persan e incendio di tipo erba, così ha tutto senso nella vita. Comunque curiamo Mew e affrontiamo Acromio. Lascio per ora il condividi esperienza a Gastly perché non me la sento di mandarlo in campo, anche perché ho visto sinceramente delle statistiche d'attacco che mi hanno convinto davvero davvero poco. Ok, perfetto, per fortuna abbiamo il Conostropoli che l'ho comprato.
E nulla, fra due livelli si evolverà di nuovo, quindi attendiamo. Eccoci qua, ciao Chromio. Ti aspettavo. Allora, ti incuriosisce cosa c'è qua dietro? Devi sapere che queste non sono rocce, bensì una sfilza di Crustle. Sta a vedere. Con il dispositivo di mia invenzione, posso stimolare il potere latente dei Pokémon. E con questo suono, che non ricordo quale fosse... Tra l'altro qua, volendo, penso che si possa catturare un Crustle. Non vorrei dire una cagata. Però, anche se fosse, abbiamo già la cattura... Abbiamo già fatto la cattura di questo percorso. Comunque, mi sa che dobbiamo affrontare Acromio. Infatti, è proprio così. Eccoci qua. Acromio artigiano, perfetto. Questo ho preso da Luke, raga. Dusion. Dusion contro Mew. O meglio, Adamo Buono. Mamma mia, che quanto sento l'ignoranza ogni volta che... pronuncio sto nome, perché fa proprio schifo, penzola. Però raga, giustamente, se è Crazy Lock, i soprannomi li devo dare ignoranti, e quindi funzionerà così per questa serie, come del resto per tutte le altre serie del canale, perché alla fine, parliamoci chiaro, cioè io di soprannomi sono sempre andato molto a ignorare, perché sono lì così, mi viene la battuta, lo chiamo così, tipo Venipad, che l'ho chiamato Arteriped. Povero Cristo, mi odia ancora quel Pokémon per quel soprannome. Nel frattempo, mentre parlo, sto avendo problemi con uno Yanma, cosa abbastanza problematica, ma se tutto va come deve andare... Ok, scusate se bevo tanto, signori, ma dovete sapere che sono influenzato, e quindi per questo motivo mi si forma tanta saliva in bocca, ho bisogno sempre di mandare giù roba. E va bene, sì, dai. No, un calcio in culo non potevi darmelo, sai che lo preferivo. Dai, basta con questi dialoghi noiosi. Ok, perfetto. Allora, non dovremmo avere particolari... Perché ci ha messo 25 anni ad aprire il menu? Non lo so. Sta per salire al 24, Gastly. E allora, io sinceramente non ricordo. Di qua, in queste case qua, c'era qualcosa di utile? O era tutto inutile? Perché qua, volendo, si arriva direttamente a Sciroccopoli. Però c'era un percorso a sinistra che invece era più interessante. Io comunque, ragazzi, faccio una cosa. Wow. È Gastly. Certo che riconosco la voce dei Pokémon. E ottengo un po' che gingillo. Le ricompense della vita proprio. No, dicevo, esploriamo un po' queste zone, ottenendo strumenti come il Poké Gingillo, e poi ci avventuriamo nel percorso per catturare, scusate, per evolvere Gastly, e comunque in generale per sconfiggere allenatori. Ok, io non leggo ovviamente tutti i dialoghi, voglio solo vedere se la gente caccia gli strumenti. Mi pigliano per il culo. Anche questo mi piglia per il culo, una bacca cedro, come se non ne avessi. Cioè, tecnicamente non ne ho, perché non trovo più bacche, trovo solo bijou, però vabbè. Ok, perfetto, questo qua mi parla di tempesta di sabbia. Se avessi un petilil, no, perché Cottoni mi fa più schifo. Tu? Quando mi sento triste guardo gli occhi rotondi del mio Pokémon e tutti i pensieri cupi spariscono. Mamma mia, cose belle guardare gli occhi rotondi dei Pokémon. Manco la Peiron era così rotondo, per chi la capisce. Io sono particolarmente pignolato. Dubito fortemente di avere un Pokémon così veloce per ora nel mio team, anche perché le statistiche sono randomizzate, quindi sai com'è. E la madonna, quanta gente, quanta bella gente. No, dai, dove vai? Ok, perfetto. Tu? Vi siete trasferiti in questa zona perché non avevate un cazzo da fare, perché hanno fatto un attentato terroristico, gli edifici costavano poco, tutto chiaro. Ok, direi che possiamo proseguire per questo lato. Sapete che non ricordo se ho comprato i repellenti, perché sì, ne ho tre forse, esatto. Perché giustamente sono i repellenti, why not usarli? Ok, prima guardia. L'odore, il mio Erdir ha sentito il tuo odore. Probabilmente se perderemo la Nuzlocke sarà per colpa di un attacco di epilessia, e invece sarà colpa di un Tornadus al livello 16. Allora, fermi. Calcio basso. Spero che gli fai malissimo. Non gli hai fatto nulla, perfetto. Però gli diminuisce la velocità. Iperzana tipo lotta. Ok, perfetto, calma. Era pure un critical. Io devo sempre farmi sti calcoli mentali mentre lui utilizza le mosse. Iperzana di nuovo, perché lo so che è di tipo lotta, perché ce l'ha Gastly. Ora mi devo abituare che non è più Tepig, ma è Gastly. Cioè, ancora per poco, perché tipo adesso sale al 24 fisso. Appunto. E tra un attimo... Dategli tempo, perché questo Pokémon non è randomizzato? In teoria Growlithe ce l'aveva sta guardia, se non ricordo male. Penso che... Cosa vuol dire?
Madonna, mi è salito un conato di Madonna. Terra in pesta, no, calcio basso e muori, nel fango devi andare, olè. Quasi livello 26 per Adamo Buono, che adesso però si cura perché altrimenti si andrà a merda. Siamo già a 9 minuti, cazzo. Quando vi dicevo che questa parte sarebbe stata lunga, non è che lo dico a caso. Acqua fresca su Adamo e olè. Ma che strumento ha Adamo, raga? Me ne sono accorto adesso. Ok, la muscle band, vabbè, gliela lascio tanto. Which is the problema? Lì c'è uno strumento. Io che sono tipo, avete presente quel programma su D-Max che vanno a cercare gli strumenti nel terreno e ottengono le squame abissi? Ecco, esattamente, proprio quello sono. Bene, ha boccato una preda bella grossa. Ora non mi resta che tirare su una canna. Non lo so cosa hai detto. Comunque, Escavalier, di cui non conosco assolutamente il tipo. Nella scorsa Crazy Lock era tipo buio o qualcosa del genere. Calcio basso, che è la mossa più spammata di questo Mew. Questa volta è super efficace, ma questo qua c'è le difese di Cristo per caretto. Poi per fortuna c'ha un moveset da barbone, quindi salvaguardia non ti salvaguarda, giustamente. Cobalion, un altro leggendario, dai, basta però. Allora, mandiamo la pippa. E la pippa, lo devo dire con un accento un po', diciamo, delle zone al di sotto del Tevere. Botta, mi farai sicuramente malissimo. Io però evidentemente te ne farò di più. Pancia muro, no, muori. Ok, perfetto, ci siamo chiariti, Già avevo visto la morte civile, cioè già avevo già visto la benzina sopra la mia scrivania che così faceva, che mi davo fuoco. Mi do fuoco! Madonna, che uomo. Ok, mi sono dimenticato, infatti ci stavo pensando prima, mi sono dimenticato di togliere Adamo Buono. Questo qua c'ha la prevo di quello di prima ed è morto malissimo. E Ghastly, fra quanto ti evolvi per piacere? Dammi un cenno di vita, ok. Fra praticamente un allenatore battuto. Ottimo così. Raga, io sinceramente di mandare i passeggi in campo ho una paura bestia, non avete idea? Questa zona me la... Oh, eccolo qua, ragazzi, che cosa bella. La quinta generazione 2.0 che aggiunge questa funzione che è fantastica. Ok, mi ero dimenticato che qua il percorso è chiuso, che devo fare il giro da questa parte. Eccola qua, un'altra guardia che mi prenderà manganellate sullo sterno. Mi cadono i capelli perché ho appena fatto la doccia, nel caso ve lo stesse chiedendo. Eccolo lì col manganello, guarda che cattivo, Ariano. Crocroc, perfetto. Pokémon coerentissimo con la zona, tra l'altro. E tra l'altro l'ho incontrato anche in allenamento questo, nel deserto proprio, cioè... Proprio lui era nei Pokémon con cui mi allenavo, cioè lui... Ci stava. Grandissimo Wachogo, ma sempre il migliore. Ne ha falliti due. Fallisci il terzo e ti spedisco a casa, ok. Dragofuria, e giustamente non gli hai fatto nulla, buono così. Graffio quanto ti fa? Super efficace addirittura, incredibile. Penso che Graffio io non l'abbia mai utilizzata al di fuori di queste due volte. Con qualsiasi Pokémon, gas di livello 25. Whiscas. Ok, Whiscas, che poi è Whiscas. Io sbaglio sempre la pronuncia, non so da... Cosa ha fatto? Ah, ok, rapigiro. Cioè io non so da quante serie sto dicendo che mi sbaglio a pronunciare Whiscas. E, ok, ho tirato una botta al Meteor. Sì, tu devi morire. Devi fare una fine atroce. Nei lager. Dai, devi morire, ti prego. Oh, brutto colpo. Hai visto? Così si ragiona. E signori miei, doppia evoluzione. Non sembra vero. Doppia evoluzione in una parte. Questa zona, ragazzi, è fortunatissima perché anche nella scorsa Crazy Lock abbiamo evoluto un botto di Pokémon qua. Ma attenzione. Ti prego. No, non è vero. Non è vero, raga. Non è vero. Non è vero. Non è possibile. Io non ci voglio credere. Cioè, io non ci voglio credere. Non è possibile. È assurdo. Io, raga, non ho parole, sinceramente. Non ho veramente parole per descrivere quello che ho appena visto.
E boh, fatemi sapere voi cosa fare. Se tenere due Mew in squadra, oppure boh. Cioè io, Celebi, io veramente sono basito. Perché, cioè, ditemi quali sono le probabilità di una cosa del genere. Boh. Vabbè. Fatemi sapere nei commenti, signori, che trattamento serve adesso a questo Mew, al nuovo Mew. Se tenerli tutti e due in squadra, oppure... Perché tecnicamente, raga, nella Crazy Lock non esiste la Spices Close, che invece esiste nelle altre challenge, che consiste sostanzialmente nel non poter avere più di due Pokémon della stessa specie, catena evolutiva inclusa, ma in questo caso non serve a niente, nella propria squadra o comunque nel box. Però nella Crazy Lock appunto questa funzionalità non è presente, perché lo sto prendendo in culo. No, non è presente perché appunto col fattore delle evoluzioni random potrebbe capitare. Quindi io li potrei tenere 2.000 in squadra per regolamento. Fatemi sapere voi. Davvero, io... No, cioè, stai scherzando, questo coso qua. Mentre sto parlando, ridendo e scherzando, mi sta aprendo il team sto coso. Ci rendiamo conto, fermi. Fendi spazio, no. Cioè, ti fermi? Doppio critical. Dio mio. Canto antico, muori. Madonna, Gesù sembra questo. Ma torna da Peter Pan. Oh, godo. Godo come un cane. Tu non hai idea di quanto io stia godendo. A casa, a casa. Parassistema. Ovviamente, se dovesse morirci uno dei due Mew, il problema non si pone, ovviamente. Minchia, non li butto giù neanche a pagarli. Non ci voglio credere. Va che roba. Non c'è. Muori! No, niente, regge. Frusta. Tra l'altro dovrebbe aver finito i... come si chiamano? I fendi spazio. Calcio basso. Oh! Madonna! A rischiare di morire. La pippa livello 26. Evviva! Allora, Fe, non ho neanche robe per curarmi ormai. Ho solo una super pozione. Chi cazzo la do sta super pozione? Aspettate, non è che in queste case c'era qualcuno che mi curava? Vi prego. Vi prego, possibile che non ci sia nessuno che mi cura. Qua c'è uno strumento. Palla a gelo. Vabbè, non so quanto possa essere utile, ma noi abbiamo una palla a gelo, quindi siamo potenti. E figa. E ciao, lo prendo in culo qua. Qua lo prendo in culo. Se mi avventuro qui lo prendo in culo. Devo trovare la casa dove ci si curava. Ce n'era una. Io sono abbastanza... Sì! Sì, 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 sì. Dimmi che è questa. Dio mi assiste. Se c'è un dio lassù... Al porro in mano. E mi assiste. Merda ci assiste. Ok, calma. Ora, siamo a 17 minuti. Battaglia in doppio. Pansage e Adamo buono. Comunque ragazzi, nel caso voi doveste scegliere ovviamente di... Cioè doveste decidere, fra virgolette, di tenere in squadra Mew, l'altro Mew, boh, lo chiamerò tipo Eva o qualcosa. Eva fanculo lo chiamerò, non ne ho idea. Ok, questo qua manda in campo Bastiodon, copiando palesemente il buon Ferruccio. E io gli faccio un codacciaio cattivo. Lui fa contropiede, ma già tecnicamente non t'ho toccato, quindi cioè non è che puoi fare chissà quale contropiede. Pansage, sei un deficiente colossale, abnorme, incredibile, ti scomunico. Non ho voglia di utilizzare sempre ghigliottina io però, ma... Fa malissimo. Ok, switcho e mando la pippa. Ma no raga, se si rischia comunque stasera. A parte che, cioè, è una cosa impressionante quello che è successo prima. E la maledizione delle evoluzioni persiste, perché a sto punto io non so cosa fare. Cioè l'unico Pokémon che si evolveva si è evoluto in un Pokémon che avevo già. Non solo che avevo già, ma che è anche leggendario. Quindi è ancora più problematica la cosa. Io boh, veramente, cioè, sembra che io l'abbia fatto apposta. Se voi mi diceste, ma Creepy, ma l'hai fatto apposta, io vi risponderei, cazzo, potrebbe essere. Il problema è che non è così. Cioè è tutto fatto dal randomizzatore. Cioè come se lui avesse detto, oh, vuoi fare una crazy lock? Oh,
nel culo. E vabbè, l'abbiamo preso in quel posto per l'ennesima volta. Calcio rullo e muori, via. Ole, pure super efficace. Questo l'abbiamo liquidato velocemente. Rufflet, spero di fare lo scherzo discorso. Non è uno scherzo. E vabbè, giù. Livello 27 per Adamo Buono, ottimo. Ma raga, a sto punto provo a utilizzare anche l'altro Mew, cosa me ne frega. Tanto. A sto punto, tanto vale ignorare. E via, no? Quanti cazzo di allenatori ci sono qua in giro? Gassosa, ok. Sia lodato il cielo un'ennesima volta. Ah no, avevo ancora una super pozione, allora tranqui. Oh, vorrei provare a fare una battaglia in doppio con questi due, effettivamente. Perfetto, sono il mago delle battaglie in doppio, io mi dicono, dalla regia, cioè Creepy Stories il migliore proprio. Nidorina contro Mew. Io sono basito, lo sapete, ormai riflettivo cosa vuol dire. Ah, assumi il mio tipo e allora ho sbagliato mossa, GG. Però sei morto lo stesso, ottimo. Quasi livello 25 per Mew, fatemi vedere anche una cosa. Tra i due Mew, parlando seriamente, quale cazzo è il migliore? Penso che siano pari. Direi di sì. Direi che sono all'incirca, all'incirca pari. Nel senso che le statistiche sono sempre quelle. Io guardo quello strumento lì per terra e spero che sia una pietrafoglia, ma non lo sarà mai, Trico. Non sarà mai una pietrafoglia, ma cioè, non ci scommetto le palle che non è una pietrafoglia. Non sto assolutamente cercando di gufarmela, di farla gufata inversa per ottenere la pietrafoglia. Eccolo qua, Carracosta, eroe della scorsa Crazy Lock, che l'ha preso in culo da chiunque. Ah, giusto. No, aspetta. Ah, giusto, è vero che le mosse sono randomizzate. GG, Creepy, come al solito, la tua prontezza di spirito. Ok, quanto cazzo manca, sul serio? Lastraferro, nulla da fare. Io ci ho sperato fino all'ultimo. Comunque, questa zona qua. No, guarda, ci scommetto le palle. Cos'è? Che serio. Vabbè, io cosa vi devo dire? Ciao, fuggiamo. Per Dio! Ancora con sta storia. Me l'avete pure spiegato nei commenti che la fuga è tipo una, cioè una formula per la quale vengono fuori dei numeri. Io prendo e me ne vado. Così deve funzionare la fuga. Porco di... No, luce siluro cosa? Gentilmente, ti puoi liofilizzare? Grazie. La febbre mi sarà salita come minimo a 39.000. Altro che 39. No, voi due no, vi prego. Vabbè, raga, visto che devo fare schifo, io mando in campo i due Mew a sto punto. Tanto facciamoci le due risate, no? Vabbè. Non lo so, raga, io sto continuando seriamente a pensare a quello che ho visto e non mi capacito. Non mi capacito letteralmente di avere in squadra due Mew. Cioè, il sogno di una vita si sta trasformando in un cazzo di incubo vivente. Una cosa impressionante. Ciao, tu chi sei? Blastoise, ottimo, che bel Pokémon. Fuga, ne ho ammazzati 25.000 di sti qua in allenamento. Mi sfidate o no? Ok. Ehi tu, vieni qui che ci divertiamo un po'. Ehi, hey, che ti succede? Non sai più di dove devi andare? C'ho due Mew, non lo so. C'ho due Mew, voi cosa avrete? Magikarp. Vabbè, divinità a confronto, giustamente. Ok, allora, direi che visto che Magikarp è pericolosissimo, gli tiro un incendio. Così lo mandiamo giù diretto. Adesso vedi che regge, mi fa puro gelo. Minchia, super efficace. Quel Magikarp lì praticamente non ci ha visto più. Foschisfera, ah ok, me l'ha fatta lui. Ed è pure super efficace, ottimo. Che vita di merda, signori miei, mamma mia. Mi sto chiedendo perché un mio Pokémon non ha attaccato. Ah, giusto, perché ha fatto incendio e doveva ricaricarsi. A casa, è stato be... Muori. Grazie, troppo buono. Ok, possiamo proseguire. Comunque, sì. Allora, aspettate, qua potrei addirittura ricordarmi dov'era. Perché c'è, sicuro come la morte.
No, nulla, scherzavo. Dicevo appunto che appunto il castello della quiete lo esploreremo. Il castello della quiete non esiste. Il castello sepolto lo esploreremo nel prossimo episodio, che si trova da quella parte, per chi non lo sapesse. Ora come ora abbiamo da andare a Scirocopoli. E purtroppo, signori miei, purtroppo adesso c'è una parte del gioco che io sinceramente è bella, come feature, però ovviamente in una Nuzlocke non ve la faccio vedere. Quindi taglio e ci becchiamo quando finisce sta cazzo di parte. Ok, signori miei, bene, passata questa parte possiamo proseguire. Praticamente questo qua è una sorta di centro commerciale che viene creato da noi, dato che un tipo lo lascia totalmente incustodito, lo affida a un ragazzino. Ha tutto molto senso. Comunque il motto del centro commerciale è Merda Gad, mentre invece la frase che dico quando sono stupito è John Frog. Già. Ora siamo arrivati a Scirocopoli, parlando seriamente, e c'è un tipo che sta girando in tondo, che non mi vuole parlare. No, se non sbaglio qua c'è la battaglia in doppio con i capi metro. Io però prima faccio una scappata al centro Pokémon, mi curo, poi li affrontiamo e stoppiamo l'episodio. Episodio abbastanza movimentato che ha visto due evoluzioni che si sono rivelate una merda. Cioè, che tecnicamente sarebbero fantastiche, ma che alla fine è una merda, per i motivi che ormai sappiamo. Se vai alla stazione ruota dentata puoi lottare contro i vagoni del treno. Nei vagoni del treno sarà. Ci sono stato anch'io per allenarmi. Indovina chi ho visto? I capi metro. Incredibile, no? Sai, sono gli allenatori più forti della stazione ruota dentata. E mi hanno detto che accetteranno una sfida in via del tutto eccezionale, sempre che sia una lotta 2 contro 2. Ti prego, affronta. Sì, 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 va bene, va bene, va bene, va bene. Li prendiamo a bastonate nel pisello questi. Ah, pensavo di dover scegliere i Pokémon addirittura. Ma forse lo devo fare. Dai, capi metro, forza. Siete i personaggi più antipatici che abbia mai visto nel raggio della terra. Sinceramente mi stanno guardali. Neanche il Team Rocket faccio delle pose così di merda. Rotom e Spinda. La qualità proprio che trabocca, mi dicono. Bene, oh, perfetto. Noi siamo il full rosa team. Ma incredibile. Foglia magica di coso che va quasi zuffa. Stiamo fermi. Muori. Olè, giù. Morirà per forza, ok, perfetto. Livello 27 per Mew cinese. Lui fa Litto Gelido su Jellicent. Perfetto, finché attacchi lei va bene tutto. Puoi anche ucciderla, io ti sparo un incendio cattivo e arrogante, oserei dire, sulle gengive. Ciao, è stato bello. Non gli ho fatto nulla. Litto Gelido, ti prego Jellicent, mandalo giù tu. Pensaci tu, eroico Smog, giustamente. E vabbè, andrà così. Giù, muori, avvelenalo. Olè, perfetto, iperzanna. Non gli ho fatto niente, carta vetro. Se si può avere sfiga. Intanto muore Jellicent, ma che tanto non è nostro, quindi frega cazzi, viva il cinismo qua. Manda in campo Volcarona, giustamente. Questo qua si chiama Kimberly. Cioè, nome migliore, non potevano trovarglielo. Tempestretta che lo sciotta. Oh, con un bel brutto colpo. Noi prendiamo i punti esperienza. Via, dai, forza, su. Sì, siete utili quanto un cesso in cucina. Veloci, cheat. Complimenti, la combinazione di Pokémon che avete escogitato era davvero geniale. Io, Thorn, ho perso. Però è stato un vero piacere, spero di rivedervi presto. Sì, lo spero ovviamente anch'io. No, non mi farò mai più vedere qua nei dintorni. Appena avrò sconfitto la Troia Camelia, me la fuggirò tantissimo. Intanto ottengo il registro dati, ottimo. Non lo userò mai, tipo mai. Nella vita proprio. Andiamo a curarci Pokémon e stoppiamo qui l'episodio, signori miei. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, anche di supporto per la sfiga che continua a perseguitarci. Perlomeno non ci sono morti Pokémon. Rispondete alla domanda del giorno che trovate qua sotto nella sidebar e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate anche dai social che saranno in descrizione. E noi ci becchiamo in un prossimo video.